Hanno giocato martedì, a distanza di qualche giorno hanno cambiato qualcosa, però loro sono una squadra che comunque sia chi gioca ha dei movimenti prestabiliti, siamo stati bravi a contenerli, a volte ci hanno messo anche in difficoltà in alcune circostanze, però fino ai 30 metri. Poi siamo stati bravissimi con la difesa che ho già fatto, credo, una partita eccezionale. Loro sono una squadra pericolosissima nelle ripartenze, quindi se teniamo con conto il fatto che i momenti più difficili di qualsiasi partita e complicati non sono quelli di quando tu non hai la palla perché tu sei schierato e quindi fai le tue uscite come le preparate. Il problema è quando tu hai la palla e la perdi. Loro sono bravissimi in questo e noi siamo stati ancora più bravi. Ci abbiamo lavorato tanto in settimana, non solo per questa partita, ma in generale, a stare sempre compatti, a stare sempre andare avanti sugli appoggi, sugli uomini liberi per cercare di non farli ripartire. Oggi l'abbiamo fatto benissimo e sono contento. Rimango molto contento della prestazione dei miei perché penso che siamo riusciti a non far giocare bene Pescara, che abbiamo dominato a lunghi tratti con possesso palla. Sicuramente è stata decisa da episodi. Loro hanno veramente anche questo ragazzo che oggi, vedendola da vivo, mi ha impressionato. La Padula che ha movimenti di un attaccante favoloso, al di là secondo me, delle categorie dove gioca, e anche lui c'è grande merito suo che sono riusciti a vincere la partita. Per fortuna che il Pescara non ha giocato allora, altrimenti come finiva? È vero, no? Penso che loro altre partite, io le ho viste tutte, no? Perché mi piaceva come gioca, perché mi diverte vederli giocare, hanno stradominato dove hanno creato tante palle gol come ad Ascoli, come Provercelli, Cagliari, dove hanno veramente stradominato le partite. Oggi sono arrivate molto di meno vicino all'area di rigore, però sono stati molto cinici e anche quella è qualità.